Buongiorno a tutti e buona domenica. Siamo nella 17ª domenica del tempo ordinario, una domenica in cui abbandoneremo per qualche settimana il Vangelo di Marco a favore del Vangelo di Giovanni e in particolare della lettura del capitolo 6. Capitolo 6 che è titolato La seconda Pasqua di Gesù, perché sappiamo che il Vangelo di Giovanni ci racconta nel lungo peregrinare di Gesù tre Pasque. E questo è l'episodio che accade dopo la discesa da Gerusalemme, in cui Gesù è al centro di questo capitolo, c'è tutta la narrazione del grande segno della moltiplicazione dei pani. Ma leggiamo il Vangelo di oggi prima di approfondirne un po' i contenuti. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade. E lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo, si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora prese i pani e dopo aver reso grazia li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Il brano di Vangelo che abbiamo appena ascoltato ricalca molto da vicino la prima lettura. Tolta dal Libro dei Re, racconta di Elia che si trova nel deserto e decide di non camminare più, non proseguire più il suo cammino. Ecco che Dio interviene nella sua vita e compie quel gesto del pane, un gesto che viene ripreso e quasi a imitazione da Giovanni e che viene raccontato in questo capitolo, con cui si apre questo grande capitolo nella scena appunto della moltiplicazione dei pani. Ma entriamo nello specifico di questo Vangelo. Notiamo come Giovanni nel suo racconto, ecco che richiami molti elementi che attingono alla storia dell'Antico Testamento, la traversata del mare, il radunarsi delle folle, il raccogliersi intorno a quello che è il maestro e il profeta. E questo gesto che viene compiuto per sfamare le folle. Ci viene immediatamente in mente quel pane che gli israeliti ricevettero come la manna nel deserto. Questo intervento del Signore a favore di un popolo che era affaticato e affamato. Un particolare che cogliamo da questo Vangelo è il modo con cui Giovanni ce lo presenta. Nei sinottici troviamo i discepoli che si fanno prossimi al Maestro e che in qualche modo intervengono nella scena e si adoperano. Giovanni dà un taglio a questo racconto molto più rituale. È il Maestro che si fa promotore e nel classico stile giovanneo, questa ironia con cui Giovanni interviene anche verso i suoi discepoli a sottolineare l'importanza di certi brani, ecco che è Gesù a prendere l'iniziativa, non sono i suoi discepoli. E chiede, e nella domanda che pone a Filippo, quasi ironicamente, chiede cosa possono fare per queste folle che sono affamate e che hanno bisogno di essere
curate e custodite. Ecco che è Gesù che benedice il pane, ecco che Gesù che lo fa distribuire e si assicura che questo pane non vada disperso. Sembra di cogliere in questo già un elemento che differisce questo Vangelo dai sinottici, ma anche che richiama molto quello che sono le nostre celebrazioni, in cui il pane viene distribuito e viene raccolto e viene custodito perché non vada disperso. Un segno che probabilmente Giovanni pone qua, in questo Vangelo, a memoria di qualcosa che già veniva vissuto nelle prime comunità e che vuole richiamare l'importanza e sottolineare l'importanza di questo pane di vita, ovvero di un pane che va oltre quello sfamare un bisogno dell'uomo, ma che apre a un senso più ampio, un senso di necessità, di bisogno, di desiderio, di incontro col Signore, che va oltre quello che sono i nostri bisogni materiali. È sempre il segno della sproporzione quello che colpisce comunque il lettore. Abbiamo un giovane che offre ciò che ha, perché Andrea lo porta davanti al maestro, con i suoi 5 pani e 2 pesci, e con questo poco che è stato raccolto si sfama tutta la folla. La sproporzione è tipica nel Vangelo di quando l'azione di Dio si fa presente e vuole sottolineare quanto l'affidamento a Lui, il fidarsi di Lui, il mettersi nelle sue mani ci porta oltre ogni immaginazione. Ma vogliamo sottolineare in questo passaggio anche il gesto di questo ragazzo, un ragazzo che non parla, per cui viene presentato al maestro da Andrea e che probabilmente ha con sé ciò che gli basta, ciò che serve a lui per sfamarsi, a lui o ai suoi amici. E questo dare quel poco che si ha per qualcosa di più grande. È questo che illumina un po' questa scena e che ci fa cogliere come il Signore ci chiami nella nostra vita, nei nostri bisogni, nelle nostre incertezze, a fidarci di Lui, ad andare oltre quello che sono i nostri limiti, a riconoscere che quel poco che abbiamo e quel che magari ci pensiamo ci basti e sia sufficiente per risolvere le nostre situazioni, possa portarci a fare qualcosa di più grande, quando viene condiviso e quando viene affidato e restituito con fiducia, con un senso di gratitudine. Io penso che questo ragazzo, nell'offrire i suoi pani di fronte a Gesù, provasse esattamente questa cosa, un fidarsi e un affidarsi a questo maestro che aveva davanti a sé. È nella fede, nel segno della fede, che questi 5 pani, 2 pesci diventano un qualcosa di sproporzionato, attivano una moltiplicazione che è contagiosa, che riesce a sfamare una folla intera, raccogliendo una quantità enorme di cibo avanzato. In questa dinamica di questo Vangelo che abbiamo, in questo brano di Vangelo che abbiamo appena ascoltato, dobbiamo proprio mettere a fuoco questo modo con cui Gesù agisce. Noi viviamo un tempo dove sicuramente il desiderio, i bisogni, ciò che ci spinge a cercare il Signore si fa sentire sempre più pressante, proprio perché la confusione, l'incertezza, il veder svanire tante certezze che costruite nei secoli legate a delle tradizioni, a un modo di vivere la fede ormai consolidato e i cambiamenti che la società ci pone di fronte, quindi i tanti interrogativi, i dubbi, le incertezze, ecco che ci portano a cercare di comprendere come fare e come affidarci al Signore. Noi spesso di fronte a queste incertezze ci affidiamo a Lui quasi disarmati, quasi incapaci di riconoscere ciò che il Signore ha già posto nella nostra vita, quei doni di grazia che spesso dimentichiamo o non riusciamo a cogliere con gratitudine, cogliere come piccoli segni che possono diventare un qualcosa di grande quando sappiamo viverli e spenderli nel nome del Signore. Un atteggiamento, quello che abbiamo visto, che abbiamo
compreso in questo brano di Vangelo, che ci interroga ancora di più nei tempi attuali, moderni, potremmo dire, di fronte a tante difficoltà, a tante incertezze, a un mondo che cambia vortiginosamente e quindi ci mette in difficoltà, ci fa perdere la nostra capacità di rimanere saldi in quelle che sono le nostre certezze e ci pone tanti interrogativi di fronte, ecco che sembriamo aver perso la capacità di riconoscere l'azione di Dio nella nostra vita. Siamo desiderosi di segni importanti, di segni grandi, di una presenza del Signore che si faccia viva e che possa essere manifestata a tutti. E siamo incapaci di riconoscere come quei piccoli gesti che il Signore già compie nella nostra vita possano diventare segni di grazia, essere trasformati da quella fede e diventare quei segni che permettono a tutti di riconoscere Dio. Io penso alle fatiche che stiamo vivendo dopo questo periodo legato al Covid nelle nostre celebrazioni eucaristiche. Questo momento ci ha portato lontano, ci ha insinuato il dubbio nella sicurezza, nelle nostre incertezze di fronte al fatto di ritrovarci insieme, la paura di potersi ammalare, la paura di stare insieme, che nello stare insieme ci si possa contagiare vicinevolmente, ma anche abbia svelato un po' questa fatica. Un vivere un po' stancamente questo ritrovarci che non si nutriva più di questa capacità di voler mettere in comune e vivere il nostro partecipare alla comunione come un segno importante nel mettere insieme, nel condividere, nel dare agli altri ciò che abbiamo incontrato di bello nella nostra vita. Ed è bello vedere questo atteggiamento proprio in questo Vangelo. A noi, alla folla che sta cercando un Dio per farlo re, a noi che ci troviamo magari a cercare un Signore che si mostri in maniera eclatante, la risposta di Gesù è chiara, il suo trarsi in disparte. Dio, nella vita di Gesù, non si manifesta come un Dio potente che interviene e toglie la libertà all'uomo. È un Dio che ci chiede di riconoscerlo. Un atteggiamento che è bello rileggere nella frase finale, nell'atteggiamento finale con cui si chiude questo brano di Vangelo. Di fronte a un popolo che ha riconosciuto il gesto dei pani e visto questo segno che Giovanni ci consegna, ci mostra in tutta la sua importanza, cerca Gesù per farlo re. Ecco che Gesù si trae in disparte. È l'unica risposta che verrebbe da pensare di fronte a un Gesù, a un maestro, che non ci vuole sudditi, ma ci vuole figli. Ci vuole capaci di entrare in questa dinamica d'amore, questa capacità di relazionarsi col Padre, di riconoscere ciò che il Padre ci ha consegnato, questi doni gratuiti che ha messo nella nostra vita, per riconsegnarli agli altri. E allora speriamo che questo atteggiamento, questa capacità di riconoscere in Lui il modello di vita, la capacità di mettersi alla sequela di Gesù, ci porti a riconoscere Dio e nella sua presenza, nella vita di tutti i giorni, e in particolare in quei momenti eucaristici, dove ci raduniamo per stare con Lui, per nutrirci di Lui, per trovare quel pane di vita che Lui ci ha consegnato con la sua parola. Buona domenica a tutti. Thank you.